Questo il temporale è ancora molto attivo, guardate il radar, che fondoscala, ora un fondoscala molto grosso, tra l'altro c'è anche una nuova cella che sta entrando più a sud-ovest. Uno strumento che ci permette di capire che struttura ha un temporale anche senza vederlo è il radar meteorologico, che sarebbe questo catafalco qua. Come funziona? Dunque, allora, le precipitazioni di un temporale o di una perturbazione riflettono le onde del radar in modo tanto maggiore quanto più sono intense. In questo caso una scansione radar ci restituirà una sorta di mappa topografica del temporale, in cui possiamo vedere la disposizione e l'intensità dei rovesci mediante l'utilizzo di diversi colori. La scala di intensità delle precipitazioni, nella maggior parte dei radar, va dal blu o azzurro, associato a piovigine o pioggia debole, fino al rosso e al viola, che indicano pioggia molto intensa o grandine. I colori intermedi, verde, giallo e arancio, sono associati a pioggia di moderata intensità. Il movimento del temporale si può osservare dalla diversa posizione dei nuclei precipitativi sulla mappa in più scatti successivi. Più velocemente si sposta un temporale, maggiore sarà la distanza delle precipitazioni in due scatti successivi del radar. A seconda del tipo di radar, due scatti possono avere un intervallo di 5, 10 o anche più di 15 minuti. Bene, e allora andiamo a vederli questi temporali al radar, visto che ogni tipo di struttura ha caratteristiche diverse. Partiamo dai cluster multicellulari. Questi appaiono come un insieme di più nuclei intensi, di colore rosso o viola, immersi generalmente in precipitazioni meno intense, quindi di colore giallo o verde. Spesso sono semistazionari e più che muoversi si espandono con la formazione di nuove celle su un lato del sistema che è quello in cui l'inflow è predominante. I temporali lineari, come le squall line o QLCS, appaiono al radar come una striscia di precipitazioni perpendicolare al loro spostamento. Ad esempio, se la linea temporalesca si muove da ovest verso est, l'ecoradar sarà disposto con asse nord-sud. Le precipitazioni più intense si trovano nella parte avanzante, mentre nella parte posteriore ci può essere una zona anche piuttosto ampia di precipitazioni moderate o deboli. A volte le squall line assumono una forma spiccatamente arcuata, dovuta all'ingresso di una potente corrente di inflow dalla parte posteriore, detta rear inflow jet, che spinge in avanti la parte centrale della linea. In questi casi il temporale assume il nome di bow echo o echo ad arco. I temporali di questo tipo spesso generano venti di outflow molto forti. I sistemi convettivi a mesoscala, sì, insomma, i nostri cari minestroni, al radar sono molto simili ai cluster di multicelle, con diversi nuclei più intensi circondati da precipitazioni di intensità moderata. Sono però ben più estesi nello spazio, arrivando a coprire anche un'intera regione. Ma passiamo al piatto forte del video, che poi è un po' quello che probabilmente tutti state aspettando dall'inizio, cioè come riconoscere una supercella al radar. E qui viene il difficile. L'immagine radar delle supercelle presenta delle caratteristiche specifiche, anche se però non tutte si riescono sempre ad apprezzare, soprattutto se il radar ha una risoluzione terrificante, come gran parte, purtroppo, dei radar che coprono il territorio italiano. Innanzitutto, le supercelle possono essere isolate da altri temporali e quindi presentarsi come un unico nucleo molto intenso, oppure trovarsi all'estremità meridionale di una linea, e in questo caso gli americani parlano di tail end supercell. Una prima caratteristica tipica delle supercelle è il fatto che il nucleo a fondoscala non risulta uniformemente circondato da precipitazioni più deboli, ma queste risultano stirate nella direzione in cui soffiano i forti venti in quota, che spesso è verso est o nord-est. In particolare, la zona sud-orientale del nucleo, quella vicina al mesociclone e in cui quindi arriva il vento di inflow, presenta un forte gradiente di riflettività in poco spazio, passando a volte direttamente da fondoscala ad assenza di precipitazioni. Questo particolare eco radar è definito inflow notch. Un altro eco caratteristico delle supercelle è il V-notch.
La zona di precipitazioni più intense, infatti, assume una forma a V perché il downdraft, impattando con le imponenti correnti ascensionali del mesociclone, mentre viene stirato in avanti dai venti, viene diviso in due rami. Per un esempio pratico, un po' casereccio, ma secondo me efficace, di come si forma il V-notch, passo un attimo la parola al me stesso del 2021, quando sulla riva del Sesia mi sono imbattuto in questa scena. L'alluvione di ottobre ha trascinato fin qua la gomma di un trattore, che si è depositata proprio sulla riva. Questo vuol dire che appena il livello dell'acqua si alza un po', la corrente investe la gomma, ma non ha abbastanza forza da spostarla. Quindi periodicamente questa gomma viene investita dalla corrente d'acqua. Adesso immaginiamo che la gomma sia il nostro updraft e l'acqua che ci si scrafagna contro siano i venti in quota. Cos'è successo? Il flusso d'acqua, incontrando l'ostacolo, si è diviso in due rami, scavando due solchi sulla ghiaia ai lati e lasciando un avvallamento proprio dietro la gomma. La caratteristica principale delle scansioni radar delle supercelle, però, è l'eco a uncino, che si può vedere solo se la risoluzione del radar è molto buona. Questo eco rappresenta l'RFD della supercella, cioè parte del nucleo delle precipitazioni che si avvolge in senso antiorario attorno al mesociclone. Mesociclone che, non avendo precipitazioni al di sotto di esso, al radar non si vede. Proprio la coda di questo uncino è la zona in cui potrà formarsi un tornado. A causa della loro rotazione, le supercelle in genere non seguono la direzione dei venti alle medie quote, ma deviano a destra di circa 30 gradi. Quindi se i venti soffiano verso nord-est, stirando in quella direzione le precipitazioni, è possibile che la supercella si sposti invece verso est. Ultima cosa, ma direi piuttosto importante, dove possiamo andare per vedere in tempo reale le scansioni radar? Esistono un'immensità di siti e di app che forniscono immagini radar sia per un territorio limitato, sia mosaici compositi che coprono gran parte dell'Europa. Non sto qui adesso a parlarvi nei dettagli di ognuno di questi siti o di quali sono i migliori, vi metto semplicemente un elenco dei più famosi. Però, siccome spesso me lo chiedete nei commenti sotto i video, vi parlo un po' di quello che invece uso di solito io. Io sono ormai anni che sono abituato a usare durante le cacce il radar con fulmini di metradar.ch, che è un sito svizzero. Potete trovarlo facilmente cercando su Google Donnerradar, che in tedesco vuol dire radar con fulmini, sì ok, la pagina è in tedesco però potete cambiare la lingua, c'è anche in italiano. E quando aprite il sito trovate una mappa muta che prende parte del nord-ovest italiano, la Svizzera, parte di Francia e Germania. Mappa muta nel senso che non sono presenti i nomi delle città e le strade, ma ci sono soltanto i fiumi e i laghi. Le precipitazioni a radar hanno una risoluzione molto bassa e non è presente la posizione del dispositivo. E qui la domanda sorge spontanea. Perché usi questo radar quando ce ne sono altri che hanno una risoluzione molto più alta e in cui è presente sia la mappa che la posizione? Ah, perché ti pagano? Assolutamente no! E allora perché sei molto stupido? Può essere! No, però comunque la motivazione vera è che questo radar, a differenza di tutti gli altri radar che coprono lo stesso territorio, ha le scansioni che escono con soli 2 minuti di ritardo e si aggiornano ogni 5 minuti. La freschezza delle immagini radar è fondamentale quando devi prendere delle decisioni in poco tempo o quando i temporali si muovono molto velocemente. Poi la presenza delle fulminazioni e l'animazione degli ultimi 30 minuti sono molto utili per capire al volo l'evoluzione di un temporale. E devo dire anche che ormai ci ho fatto un certo occhio alla mappa muta, quindi riesco grosso modo a localizzare le principali città e le principali autostrade anche se non sono indicate. E comunque esiste anche la versione zoom, con la mappa, la posizione e tutto, che però è a pagamento. Io personalmente attivo l'abbonamento per i mesi estivi, costa anche relativamente poco, ma lo utilizzo solamente quando ho tempo
di guardare con calma il radar e soprattutto quando una decisione da prendere è molto importante e quindi vale la pena perdere un po' più di tempo a guardare bene il radar per evitare di finire a Torino quando il temporale sta andando a Milano. Bene, io spero che quello che vi ho raccontato in questo video vi sarà utile quando vi troverete alle prese con un temporale. Potrete guardare il radar e sapere di che temporale si tratta, ma soprattutto sapere a che distanza da voi si trova il temporale e prendere le precauzioni necessarie se il temporale è molto intenso. Per il resto, se avete delle domande, potete scriverle qui nei commenti, vi rispondiamo sempre. Diteci magari voi che radar siete abituati a usare. E infine, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video.